Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati e benvenuti a questo nuovo appuntamento con ANSA Forum, oggi dedicato alle imprese italiane e alla crisi, la crisi post-Covid, quello che è successo in questi mesi così difficili per il paese e per il tessuto produttivo, ma anche quello che succederà. Proveremo insieme ai nostri ospiti a capire come reagiranno le imprese, che cosa si deve fare, come si sta muovendo il governo. Allora, per parlare di questo, nell'ambito del nostro portale dedicato alla sostenibilità ANSA 2030, che abbiamo inaugurato a gennaio in alleanza con ASVIS, che è appunto l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, abbiamo chiamato il vice ministro Misiani che ci ha mandato un contributo che poi vedremo e commenteremo. Abbiamo chiamato ed è con noi e saluto Enrico Giovannini, che è il portavoce appunto di ASVIS, e Roberto Monducci, che è il capo Dipartimento per la Produzione Statistica dell'Istat, che ha appunto Grazie. studiato e, come sempre, reso questo importantissimo servizio a tutti noi, al Paese, per capire che cosa succede. Vedremo insieme delle slide, le commenteremo. Insomma, cerchiamo di fare il punto con i nostri ascoltatori. Come sempre, i vostri commenti sono graditi. Il forum sarà visibile su tutte le nostre piattaforme. Un saluto ai colleghi della redazione economica, in particolare Monica Paternesi e Corrado Chiominto, che seguono il nostro canale ANSA 2030 e che fanno un grandissimo lavoro per sostenerlo. Siamo molto soddisfatti di come stanno andando le cose e molte iniziative seguiranno e vi presenteremo presto. Allora, per cominciare io vorrei offrire ai nostri ascoltatori un punto di vista del governo, un contributo del vice ministro allo sviluppo e all'economia Misiani, che ci fa un po' il punto di quello che il governo ha fatto fino ad oggi. Mandiamo questo primo contributo, lo commentiamo e poi andiamo alle slide. Buongiorno a tutti, un ringraziamento ad ANSA e ad ASVIS per la possibilità di partecipare a questo incontro e confrontarci su temi di fondamentale importanza per il futuro del Paese. Un nuovo modello di sviluppo serviva all'Italia già prima dell'emergenza coronavirus. A maggior ragione, dopo questi mesi drammatici, emerge con grande forza la necessità di imboccare una strada diversa, una strada nuova, una strada coraggiosa che riesca a coniugare la crescita economica con l'equità sociale e la sostenibilità ambientale. E dico questo pensando anche alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza coronavirus, che sono pesantissime. Noi stiamo affrontando la recessione più severa dal dopoguerra. Le previsioni del Fondo Monetario stimano un crollo del prodotto interno lordo del 12,8% nel 2020 nel nostro paese. Per fare un termine di paragone, nel 2009, l'anno più duro della grande recessione, il calo era stato del 5,3%. Oggi in Italia, ce lo dicono le statistiche dell'INPS, circa 8 milioni di lavoratori sono in cassa integrazione e quasi la metà dei lavoratori dipendenti del settore privato italiano. E questa recessione, questa severa contrazione dell'economia rischia di aggravare le disuguaglianze nel nostro paese, rischia di aggravare vecchie disuguaglianze, povertà, esclusione sociale, ma rischia di crearne anche nuove. Lo abbiamo visto nelle settimane di lockdown, quando milioni di ragazzi sono stati costretti a seguire le lezioni scolastiche da casa, ma il 12% delle famiglie italiane non aveva internet e non aveva i device con cui permettere ai loro ragazzi di seguire le lezioni a distanza. E questo ha significato negare un diritto garantito dalla Costituzione a centinaia di migliaia di bambini. Non possiamo più permetterlo, non possiamo permettere che si aggravino le vecchie e le nuove disuguaglianze, non possiamo permettere che la recessione porti a mettere in secondo piano il problema della sostenibilità ambientale dello sviluppo. Per fronteggiare questa condizione, da marzo in avanti abbiamo messo in campo un'azione poderosa dal punto di vista della politica economica. I tre principali provvedimenti, il decreto Cura Italia, il decreto liquidità e il decreto rilancio che stiamo discutendo in questi giorni alla Camera dei Deputati, hanno messo in campo interventi per 75 miliardi di euro in termini di indebitamento netto, che salgono a 180 miliardi come saldo netto da finanziare, risorse a cui vanno aggiunte le garanzie per una liquidità complessiva di 740 miliardi per le imprese e per le famiglie italiane. Sono interventi di enorme portata. I dati dell'OCSE e del Fondo Monetario ci dicono che sono i più rilevanti tra quelli messi in campo dai paesi avanzati.
Allora, grazie al Ministro Misiani e chiederei subito a Enrico Giovannini, che è un economista, oltre ad essere il portavoce di ASVIS, statistico, studioso, quindi lo possiamo sfruttare sotto varie sfaccettature. Chiederei una valutazione: è davvero stato così poderoso l'intervento del governo in questi mesi? E anche gli chiederei una valutazione più complessiva di come il mondo, i grandi player del mondo, i grandi paesi del mondo, BCE, Fed, la Cina, i grandi paesi economicamente importanti, stanno reagendo per ridare impulso all'economia che ha vissuto mesi drammatici. Prego, Giovannini. Ma la reazione in tutti i paesi è stata senza precedenti, soprattutto in Europa, dove le crisi precedenti, penso al 2008, 2009, 2012, furono affrontate all'insegna dell'uso di strumenti abbastanza ordinari, fino al whatever it takes di Draghi del 2012. L'Italia ha messo in campo sulla carta un impegno veramente straordinario. Abbiamo avuto grossi problemi nel scaricare a terra, si dice, alcuni degli strumenti, però non c'è dubbio che in termini di protezione l'impegno del governo sia stato fortissimo. Dico in termini di protezione perché come ASVIS abbiamo fatto un'analisi di tutti i decreti alla luce dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, ma anche di questo schema concettuale della cosiddetta resilienza trasformativa. Ebbene, gran parte degli interventi sono andati appunto a proteggere, ben poco a stimolare la ripresa, a trasformare, a prevenire i rischi futuri. E questa è un po' la differenza, perché la trasformazione del nostro sistema potrà essere fatta tutta usando fondi europei, a meno che non si trovino modi di riconvertire la spesa. E questo è un problema che i fondi europei arriveranno tra una settimana. Grazie Enrico Giovannini, poi vedremo più avanti anche quali sono le prospettive di questo momento così complicato. Certamente lo vediamo tutti i giorni proprio su quello che sottolineava Giovannini, cioè sull'intervento europeo. Nel nostro paese c'è ancora un dibattito che è di estrema attualità, MES sì, MES no, speriamo che il governo riesca a trovare una strada davvero per, come diceva Giovannini, mettere a terra questi interventi presto. Allora, io adesso introdurrei il nostro ospite appunto per Roberto Monducci per cercare di capire insieme che cosa è successo, cioè come le imprese italiane hanno reagito a questa fase così complicata. Ricordiamo tutti quella notte, il lockdown, le chiusure delle fabbriche, le chiusure delle imprese, anche qui abbiamo avuto le nostre difficoltà a restare operativi. Vediamo un po' dal vostro visuale, i vostri numeri, che cosa ci dicono. L'Istat ha continuato a monitorare l'andamento dell'economia attraverso gli indicatori correnti, produzione industriale, mercato del lavoro, i dati sul PIL, in una situazione molto difficile dal punto di vista operativo per misurare correttamente l'andamento di grandezze fortemente perturbate dal lockdown, quindi con un abbassamento della nostra capacità di misurazione. Nonostante questo abbiamo mantenuto il quadro informativo congiunturale in piedi senza cadute particolarmente gravi. E poi abbiamo lanciato anche un'indagine aggiuntiva, non prevista, diciamo, perché questa situazione non era prevedibile, certo, sulle imprese, in modo tale da capire i comportamenti e le reazioni delle imprese durante la crisi del lockdown, come gestivano il personale, che tipo di aspettative avevano sul futuro e quali problemi emergevano nella loro esperienza quotidiana. Quindi un'indagine abbastanza complessa alla quale le imprese hanno risposto, devo dire, in maniera molto convinta. Abbiamo percepito proprio la voglia da parte delle imprese di manifestare il loro punto di vista, e quindi come indagine è andata molto bene. Questa praticamente è un'indagine con uno spin-off del censimento delle imprese, quindi abbiamo beneficiato anche una massa informativa importante raccolta precedentemente. Questo non è secondario ai fini poi dei risultati che vediamo. L'indagine è organizzata in quattro sezioni. La prima è sull'impatto del lockdown. Sull'impatto del lockdown cito soltanto qualche slide. Vediamo la prima. Possiamo vedere la prima. Allora, questi sono dei dati riepilogativi molto generali sull'impatto, proprio il primo scontro, diciamo, che le imprese hanno avuto col lockdown. Io segnalerei soltanto alcuni dati veramente impressionanti, che hanno un ordine di grandezza mai sperimentato in passato.
Segnalerei che il 41,4% delle imprese ha rilevato una flessione di fatturato di oltre il 50% su base annua rispetto all'anno precedente. Per circa il 15% c'è stato un azzeramento dei ricavi, questo nei mesi pieni del lockdown, marzo e aprile. Se valutiamo anche un po' la prospettiva delle imprese, un dato importante, anche ai fini delle policy, è quello relativo al 38% delle imprese che prevedono seri rischi di tenuta e sostenibilità operativa. In questo caso parliamo di rischio di chiusura, parliamo di rischio, diciamo, di un cambiamento radicale dell'attività produttiva. Coinvolge il 40% delle microimprese, quelle con meno di 9 addetti, ma anche il 20% delle grandi. Complessivamente, su un universo di 1 milione di imprese, che è quello rilevato dall'indagine, questo tipo di situazione viene percepita da 380.000 imprese che occupano 3 milioni e mezzo di addetti. Questo è un indicatore di vulnerabilità, diciamo. Se decliniamo questo indicatore a livello di settore, troviamo questi indici di rischio operativo assumere valori elevatissimi, parliamo del 70%, 75%, in alcuni settori, in particolare assistenza sociale non residenziale, agenzie di viaggio, trasporto aereo, attività sportive, fino al primo settore manifatturiero e la produzione in pelle, di articoli in pelle. Qui stiamo sempre con 2/3 almeno delle imprese che dichiarano un rischio di tenuta operativa. Se andiamo all'altra slide, questa è una slide che testimonia dello sforzo delle imprese in termini di adozione di misure di precauzione e controllo. Qui parliamo proprio di interventi, come dire, sì, interventi, sanificazione degli ambienti di lavoro, organizzazione dei processi. Da qui emerge una compliance abbastanza elevata rispetto anche alle indicazioni dei decreti, e questo è molto importante. C'è una bassa per il momento percentuale di uso di protocolli integrati, ma insomma deriva molto dalla struttura dimensionale delle imprese italiane, che sono molto piccole, quindi troviamo delle difficoltà, diciamo, a gestire situazioni complesse dal punto di vista delle misure di precauzione e controllo. Un'altra slide interessante, sempre in termini di tenuta, diciamo, slide che testimoniano proprio la reazione nella prima fase, in quella più critica, è la riorganizzazione dei tempi e dei modi di lavoro. In generale le imprese hanno puntato a trattenere il personale piuttosto che a perderlo, questo è evidente, al di là dei decreti. Cioè, diciamo, al di là del divieto di... Esatto, al di là dei decreti, però c'è proprio il complesso delle risposte, evoca una situazione di grosso interesse, diciamo, a mantenere il capitale. Un tentativo di resistenza, diciamo così. Umano. E, c'è stata una grande attività di riorganizzazione di ore, turni, luoghi di lavoro. Settori molto, molto permeabili a questo tipo di interventi sono elettroniche, macchinari, l'auto, la chimica, quindi il settore industriale ha proprio avuto una reazione molto importante su questo, anche gran parte delle piccole imprese e quasi tutte le grandi. La CIG chiaramente è l'elemento centrale, il 70% delle imprese ha chiesto CIG in deroga, ma anche le ferie, riduzione dei turni, insomma intorno al 34%, e anche il lavoro a distanza, che io non chiamerei smart working perché è, diciamo, una situazione emergenziale, e lo smart working invece è un po' diverso, è una situazione, diciamo, più strategica, però un quarto delle imprese ha dichiarato di adottare il lavoro a distanza. Un primo spot, direi, interessante ai fini anche del discorso sulla sostenibilità che faremo più tardi, è che queste misure riorganizzative, e la slide lo testimonia bene, la distanza tra gli istogrammi blu scuro e azzurro è quella che è il differenziale tra le imprese che avevano adottato in precedenza comportamenti orientati alla sostenibilità, quindi fuori dalla crisi, parliamo del 2018-2019, e poi la reazione che c'è stata. Quindi, come si vede, le imprese già orientate alla sostenibilità in termini di tutela del benessere lavorativo hanno reagito in maniera molto più pronta in termini di riorganizzazione del lavoro. E questo è un elemento, secondo noi, interessante. Vogliamo sentire da Enrico Giovannini un primo commento su queste slide, sulla prima che era veramente impressionante, appunto, di quanto l'impatto
è stato forte sulle nostre imprese e quanti settori siano davvero a rischio, e anche mi sembra molto interessante quest'ultima, cioè sul fatto che comunque le imprese che avevano una certa propensione al benessere dei lavoratori hanno reagito, sembrano aver reagito un po' più prontamente. Che cosa ci dicono queste slide, Giovannini? In primo luogo questi dati dimostrano la drammaticità della crisi che stiamo vivendo, una crisi che ha colpito simultaneamente quasi tutti i settori, la domanda interna, la domanda estera, il settore manifatturiero, quello del terziario. Sarebbe interessante capire naturalmente se negli ultimi mesi la situazione nelle ultime settimane è cambiata, e sarebbe importante forse che Istat ripetesse questa indagine a settembre, cioè alla riapertura che ti farà le ferie. Seconda considerazione, proprio l'Istat aveva pubblicato l'anno scorso dei dati estremamente interessanti che mostravano che le imprese che investivano in sostenibilità avevano dei forti guadagni anche in termini di produttività. Sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale, quindi non solo circolare, riduzione dei consumi di energia e così via, ma anche sostenibilità sociale, che voleva dire per le imprese azione continua dei lavoratori, attenzione al benessere organizzativo, coinvolgimento dei lavoratori negli assetti organizzativi. Quindi non è una sorpresa che ci sia una maggiore reattività da parte delle imprese che erano orientate in questa direzione. E mi sembra un segnale importante anche per le altre imprese, una direzione verso cui andare. Da questo punto di vista non posso non sottolineare l'errore che la politica ha fatto anni fa e ha ripetuto anche nelle settimane scorse, non volendo allargare anche alle medie imprese l'obbligo di rendicontazione non finanziaria, uno strumento che consente alle imprese di spiegare ai mercati, ai consumatori, quello che fanno in termini di sostenibilità e che si è dimostrato straordinariamente importante anche per imprese che facevano prima i rapporti di sostenibilità per fare un salto di qualità nel proprio approccio a una sostenibilità integrata. Grazie Giovannini. Giovannini ci ha parlato anche appunto di alcuni dati, di come che forse oggi sarebbero un po' diversi se si rifacesse questa inchiesta. Io vorrei sfruttare tutte e due per una battuta, partendo da lei, dottor Monducci. I dati che cosa ci dicono? I dati recenti dell'Istat sul PIL, è una ripresa che ci dà qualche speranza e a V e a U e a W? Come, chiariamolo un attimo ai nostri ascoltatori. Allora, chiaramente i dati che consolidati finora sono in gran parte diciamo riferiti alla fase di lockdown, quindi okay. Sono bruttissimi da un punto di vista quantitativo. Il PIL del primo trimestre è stato quello che abbiamo visto, meno 5,3. Devo dire su questo una prima riflessione che, osservando la differenza tra il calo del PIL molto forte e il calo del reddito disponibile delle famiglie molto più limitato, sì, meno 1,6%, abbiamo già un indizio di quello che dicevamo, che diceva Enrico, ma anche il Ministro. Il ruolo di sostegno che il governo ha messo in campo, perché abbiamo 3 punti di differenza, diciamo, tra il, sì, calo del PIL nominale e il calo del reddito disponibile, quindi cassa integrazione, insomma, quindi questo è un elemento importante soprattutto in termini di tenuta della domanda, specialmente, certo, di consumi, meno degli investimenti. L'unico dato quantitativo riferito a maggio attualmente è quello sull'export, che ha avuto un rebound, un rimbalzo importante, notevolissimo, ma che ancora, rispetto a un anno fa, rispetto a maggio di un anno fa, nonostante il rimbalzo, sta sotto il 30%. Noi abbiamo visto dei dati di tipo amministrativo, fiscale, recenti, che utilizziamo come supporto alle rilevazioni, e questo ordine di grandezza di maggio sembra confermato anche in altri settori. Quindi maggio è il mese del rimbalzo, della crescita sostanzialmente, anche importante, ma rispetto a un anno prima chiaramente abbiamo perso tantissimo, circa un quarto del fatturato, grosso modo. Però è l'inizio della ripresa, quindi lo scenario che abbiamo di fronte sconta già ora una crescita importante in termini di rimbalzo del fatturato delle imprese a maggio.
Speriamo sia confermata. Adesso interpello Giovannini nella sua qualità di professore a questo punto, visto che abbiamo letto e abbiamo valutato questa ripresa V a W, insomma, il rimbalzo c'è, è un rimbalzo che ci fa sperare? Sì, per alcuni settori, non per tutti. L'estate sarà durissima per molti soggetti, in particolare quelli che fanno dell'estate gran parte del fatturato A. Abbiamo anche qui una situazione molto frammentata, molto eterogenea, per questo tipo di analisi e l'Istat così dettagliate sono così importanti. Ed è importante avere queste analisi tempestivamente, se le politiche vanno proprio ad aiutare quei settori che restano indietro. Attenzione, qui forse è molto complesso. Finora il governo ha scelto di aiutare tutti in modo indiscriminato, tutti quelli che erano in difficoltà, e questo ha impiegato appunto tantissime risorse. Questo tipo di aiuto ha riguardato sia imprese che hanno futuro, sia imprese che forse non hanno, sia imprese che rispettavano gli obblighi fiscali, sia imprese che evadevano, sia imprese che usano lavoratori tratti regolari, sia imprese che usavano invece tratti irregolari. Ecco, io credo che da adesso in poi bisogna essere molto più selettivi. E c'è una grande domanda che probabilmente ha affrontata seriamente. La ripresa del lavoro sarà soprattutto una ripresa di lavoro dipendente o indipendente? A seconda della risposta che diamo, gli aiuti vanno a certi tipi di imprese che esistono, oppure ad altre imprese, quelle che non esistono ancora. E abbiamo bisogno di orientare tante persone che magari hanno perso il lavoro dipendente a diventare nuovi imprenditori, un po' come accade nel web. Ecco, ci sono alcune domande di fondo che vanno affrontate, perché da esse poi deve dipendere l'orientamento delle politiche nei prossimi mesi. Grazie Giovannini, sicuramente in questa fase i lavoratori dipendenti, come sempre accade, sono stati un po' più tutelati e vedremo appunto le prossime mosse del governo. C'è un aspetto che sempre nei momenti di crisi diventa fondamentale, è la liquidità. C'è una slide che avete elaborato che vorrei vedere insieme a lei e commentare, dottor Monducci, su come è andata il tema della liquidità. Allora, come vediamo, anche in questo caso i numeri insomma, sono piuttosto impressionanti. Oltre alla metà delle imprese, che occupano circa il 38% degli addetti, prevede una mancanza di liquidità, non solo ora, ma da qua alla fine dell'anno. Di queste che lamentano crisi di liquidità, oltre due terzi hanno avuto un calo di fatturato di oltre il 50%. Quindi parliamo di imprese che hanno sofferto tantissimo nella fase di lockdown, e quindi si trova in una situazione proprio di mancanza assoluta di liquidità. Per queste imprese vediamo qui che però già questo problema di breve periodo legato di fatto al lockdown, al calo del fatturato del lockdown, sta generando comportamenti e strategie di contrazione. Quindi non è soltanto un problema, e questo elemento lo troveremo poi, gli effetti di breve periodo possono avere un impatto persistente. Questo è un primo elemento sfidante, che in qualche modo richiama anche quello che diceva Giovannini, perché in questa situazione le imprese già hanno rivisto, comunque a prescindere da quello che succederà quasi, le loro strategie tendenzialmente in termini di contrazione. Queste imprese in crisi di liquidità in pratica hanno già cambiato i programmi. Anche in questo caso, come si diceva prima, c'è una specificità settoriale notevolissima. Quindi ricorrono sistematicamente i settori legati al turismo, che in Italia pesa tantissimo sul PIL e coinvolge tantissime imprese. Quindi questa componente settoriale legata al turismo è un elemento evidente, trasversale a tutte le dimensioni di impresa, a tutti i territori. Tra l'altro sul territorio c'è soltanto una segnalazione che volevo fare: il Sud in tutti questi dati emerge chiaramente in negativo.
un po' per specializzazione settoriale, una grande esposizione sul turismo, certo, ma anche in generale per questioni probabilmente strutturali. Quindi la crisi è, diciamo, sistemica, ma esatto, sta aumentando le differenze. Allora, adesso io vorrei fare la seconda parte di questo incontro che sta andando verso la sua conclusione, ragionando insieme su che cosa ci aspetta nei prossimi mesi, come sarà l'intervento, le sfide che dovremo affrontare. Per fare questo riderei la parola al Ministro Misiani, così ascoltiamo le sue parole della seconda parte del suo intervento e poi insieme ai nostri ospiti con slide facciamo ancora qualche considerazione prima di chiudere. Prego la regia di mandarle in onda. Le risorse in arrivo dall'Europa sono molto importanti, superano largamente i 250 miliardi di euro mettendo assieme tutti questi strumenti. Non arriverà la manna dal cielo, sono risorse che finanzieranno progetti e la sfida che l'Italia deve raccogliere è quella di definire con chiarezza la visione del nostro futuro per i prossimi 10 anni e i progetti attorno a cui mobilitare le risorse europee ma anche le risorse nazionali, le risorse pubbliche e il risparmio privato in un paese che può contare su un'importante risorsa che è il risparmio delle famiglie italiane. Ecco, la sfida è utilizzare al meglio queste risorse. Lo potremo fare costruendo un recovery plan italiano, un piano italiano per la ripresa che il nostro governo vuole presentare a settembre, in anticipo rispetto alla tempistica proposta dalla Commissione europea, che è la primavera del 2021. Nelle prossime settimane saremo impegnati verso questo obiettivo. E non costruiremo il piano italiano nel chiuso delle stanze di Palazzo Chigi piuttosto che del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per costruire un piano credibile e condiviso noi dobbiamo dialogare e confrontarci con la società italiana, con le forze economiche e sociali, con il mondo ambientalista, con la società civile, con le istituzioni territoriali. Abbiamo iniziato a farlo con gli Stati Generali, che ci hanno permesso di ascoltare la voce di una larga parte della società italiana, di raccogliere spunti, proposte, contributi che saranno utilissimi per portare in Parlamento il programma nazionale di riforme subito e il recovery plan italiano a settembre. Questa è una grande sfida che abbiamo di fronte e che dovremo giocare attorno ai 3 obiettivi che ha indicato il Presidente del Consiglio. La modernizzazione del Paese, in primo luogo, che vuol dire innanzitutto la sfida del digitale, garantire internet a tutte le famiglie italiane, e io credo che il diritto alla connessione vada scritto nella nostra Costituzione e debba diventare una realtà per tutti nei prossimi anni, una pubblica amministrazione molto più efficiente e molto più semplice, e un paese capace di superare i lacci, i lacciuoli e i vincoli burocratici che ci hanno impedito di fare le opere pubbliche, di spendere le risorse che avevamo a disposizione e che non abbiamo saputo e potuto utilizzare. Il secondo grande obiettivo è la transizione ecologica, l'efficientamento energetico di milioni di edifici. Abbiamo previsto il bonus al 110% nel decreto rilancio, dobbiamo costruire un grande piano di efficientamento energetico anche degli edifici pubblici. Le fonti rinnovabili, con gli obiettivi che abbiamo scritto nel programma nazionale per l'energia e il clima e che ci devono portare a triplicare gli investimenti sulle fonti rinnovabili rispetto a quella che è stata l'esperienza degli anni più recenti nel nostro paese, gli investimenti per la mobilità sostenibile, che vuol dire l'alta velocità nel Mezzogiorno d'Italia, ma anche il rafforzamento dei treni pendolari, delle reti metropolitane, del trasporto pubblico locale per spostare quote crescenti di mobilità dai veicoli privati ai mezzi di trasporto collettivi. La terza grande sfida è l'inclusione. L'inclusione sociale, l'inclusione di genere, la riduzione dei divari territoriali nel nostro paese. L'emergenza sanitaria, le settimane drammatiche di lockdown, ci hanno mostrato con tutta evidenza i limiti, i buchi del nostro sistema di welfare. Oggi più che mai dobbiamo avere l'ambizione di ridisegnarlo, prevedere un ammortizzatore sociale universale al posto del sistema frammentato che esclude i lavoratori autonomi e una larga parte del mondo del lavoro dipendente,
attuare l'assegno unico per i figli, fortemente voluto dal Partito Democratico e che la Camera dei Deputati dovrebbe varare nelle prossime settimane, ridisegnare la nostra rete di protezione sociale adeguandola ad una società del XXI secolo profondamente cambiata negli ultimi decenni. E interventi di riduzione del divario di genere in un paese che ha un tasso di occupazione femminile inferiore di 13 punti rispetto alla media europea, e la riduzione dei divari territoriali, che non vuol dire solo il divario storico tra il centro-nord e il mezzogiorno d'Italia, ma anche le nuove disuguaglianze tra le aree interne le aree urbane e i divari territoriali di nuovo conio che sono cresciuti nel nostro paese nella storia più recente. Il lavoro da fare è tantissimo. Vogliamo farlo insieme alla società italiana, vogliamo costruire un recovery plan che sia un'occasione per l'Italia di recuperare il terreno perduto e di sviluppare un nuovo modello di crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale e coerente con gli obiettivi di Agenda 2030. Allora, Giovannini, all'inizio il ministro Misiani ci dice non sarà una manna, ed è così probabilmente, ma sarà sicuramente una grande occasione. Fino adesso abbiamo visto un po' come il governo ha reagito all'urgenza, alla crisi, un po' un intervento, diciamo, se vogliamo tenere un ragionamento medico, un linguaggio medico un po' da pronto soccorso. Adesso dobbiamo andare in corsia, dobbiamo pensare al futuro. E come ci stiamo muovendo? Abbiamo visto gli stati generali, abbiamo visto un dibattito sull'utilizzo del MES che sta andando avanti e che purtroppo non si sta concludendo, non sta sbloccando la situazione. Quello che ci dice Misiani è un percorso, secondo lei, che può poi veramente portare a una fase di riscatto? Sì, ma i tempi sono veramente strettissimi, sia perché le imprese, come abbiamo sentito e sentiremo tra breve, stanno facendo ora i loro piani, quindi c'è bisogno di chiarezza su dove si vuole andare. La nostra proposta al governo l'abbiamo fatta durante gli stati generali, parlo come Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, abbiamo consegnato i nostri documenti che riecheggiano le tre parole usate anche nel rapporto Colao: digitalizzazione, innovazione, formazione, transizione ecologica, lotta alle disuguaglianze, in primo luogo quella di genere, con una dimensione intergenerazionale molto forte, perché sono i bimbi, le bimbe, gli adolescenti e i giovani in generale a pagare maggiormente il prezzo di questa crisi. Ora bisogna dire dove si vuole andare. Prepararsi a mettere dei fondi, magari riorientando parti del bilancio dello Stato, ora farò un esempio, perché i fondi europei non arriveranno prima del 2021 e quindi c'è da mettere in moto subito, per esempio, i 7 miliardi di fondi europei che non sono ancora stati impegnati, e qui c'è un braccio di ferro tra il ministro Provenzano e le regioni su dove orientare. Ma poi anche pensare a come spendere meglio quello che oggi spendiamo. Pensiamo ai 19 miliardi di sussidi dannosi per l'ambiente che hanno lo Stato eroga a famiglie e imprese. Noi diciamo che si potrebbero cancellare anche tutto il colpo oggi in questa situazione, perché il prezzo del petrolio è così basso da comunque un bonus ai settori che usano combustibili. E potremmo ridurre di 10 miliardi l'anno il cuneo fiscale, dando competitività alle imprese. 5 miliardi all'anno potrebbero essere dati alle imprese stesse per la transizione verso l'economia digicircolare, come la chiamiamo. E magari 4 miliardi all'anno per un piano straordinario a favore dell'occupazione femminile e giovanile. Ecco, abbiamo bisogno di mobilitare anche il bilancio nazionale, possiamo solo aspettare. Bene, allora parliamo un attimo del profilo di queste imprese, qual è la caratteristica e questa caratteristica come influisce sulle politiche e le prospettive.
Sì, allora una componente dell'indagine che abbiamo fatto molto importante è in termini di capacità di risposta alla crisi. Finora abbiamo parlato, diciamo, di provvedimenti presi dalle imprese per difendersi in qualche modo nella situazione di lockdown o per, diciamo, reagire a breve. In questo caso abbiamo affrontato invece una prospettiva più a medio termine, cioè da qui alla fine dell'anno sostanzialmente. E per far questo abbiamo valutato le intenzioni delle imprese, dichiarate dalle imprese in termini di reazione strategica, diciamo, alla luce del loro profilo organizzativo, manageriale, tecnologico, di innovazione precedente alla crisi. Perché? Perché la motivazione è di valutare il grado di possibile spiazzamento dovuto alla crisi di segmenti di imprese molto performanti che hanno garantito la crescita del paese nel periodo precedente. Quindi il test è stato quello di andare a vedere se per caso la crisi diciamo, impattasse in maniera distruttiva, non soltanto in termini, diciamo, generali, ma andasse proprio a interrompere un processo di crescita di imprese sane, diciamo, resilienti e anche dinamiche, quindi in questo modo compromettendo di fatto la capacità di ripresa. Il primo punto da segnalare è quello sugli effetti a breve. Gli effetti a breve, quindi in termini di tenuta dell'operatività aziendale, sono in generale correlati negativamente col livello di dinamismo aziendale precedente. Quindi le imprese più dinamiche nella fase precedente crisi stanno reagendo meglio in termini di tenuta operativa. Ma le differenze non sono enormi, quindi effettivamente la crisi sta impattando in maniera trasversale. È un fattore di protezione, un profilo strategico più dinamico, ma non preserva l'impresa dai rischi sistemici della crisi. Per quanto riguarda invece le strategie di risposta, qui abbiamo un elemento importante. Una strategia di contrazione, abbiamo visto, che coinvolge più o meno in termini simili, percentualmente simili, le imprese a basso dinamismo, quelle sostanzialmente che si erano un po' adagiate nella fase precedente della crisi, vivevano un po' su nicchie, su posizioni di rendita, oppure insomma, diciamo, in situazioni in cui la motivazione alla crescita non era molto forte, e la strategia di contrazione è prevista dal 28% di queste imprese, ma anche dal 30% di quella ad alto dinamismo. Quindi qui rischiamo che 3 imprese su 10 che noi abbiamo definito ad alto dinamismo e che hanno garantito crescita della produttività, dell'occupazione, del valore aggiunto, si incamminino verso una strategia di ridimensionamento. Quindi questo è un elemento di rischio molto importante. Dall'altra parte però vediamo che i profili strategici precedenti impattano molto invece sulle strategie proattive. In questo caso si raddoppiano le quote di imprese che intendono comunque reagire in termini, come dire, espansivi, tra virgolette, cambiando business, cambiando tipologie di prodotti, cambiando organizzazione, cioè muovendosi in qualche modo. E noi abbiamo chiamato comportamenti espansivi questo, diciamo, pacchetto di comportamenti, ma anche in termini di riorganizzazione, per ricercare maggiore efficienza. Cioè le imprese più dinamiche in precedenza sono quelle che rilevano, diciamo, un'importanza molto forte dei processi di riorganizzazione. Quindi questi dati ci dicono qualcosa dal punto di vista delle policy. Primo è che ci sono dei rischi a breve che impattano su tutte le tipologie di imprese, quelle, diciamo, strategiche e quelle meno strategiche. Qui sostanzialmente la prima parte della slide sopra sono sugli effetti a breve. Esatto. Più si scurisce l'istogramma, più questo coinvolge le imprese dinamiche. Quindi, come vediamo, i fenomeni hanno una, diciamo, spiegazione dal punto di vista poi del dinamismo delle imprese. La parte sotto sono le strategie di risposta, anche in questo caso ampi differenziali. Però vediamo che sulla contrazione non ci sono molte differenze. Okay. Quindi noi stiamo rischiando sostanzialmente di perdere un potenziale di crescita molto importante. Ultima slide. Abbiamo fatto lo stesso esercizio di valutazione dell'impatto a breve termine e dell'impatto in termini di strategia, valutando le imprese in base al loro profilo di sostenibilità. Cioè sostanzialmente abbiamo valutato sulla base dei dati precedenti
se le imprese erano già orientate alla sostenibilità in termini di comportamenti ambientali, sociali, eccetera, e se questo profilo più o meno sostenibile in qualche modo spiegasse qualcosa dei comportamenti attuali. Anche in questo caso abbiamo degli elementi, diciamo, promettenti, degli elementi di grande preoccupazione. Il primo punto, direi che anche le imprese più sostenibili, che si erano incamminate verso un percorso di sostenibilità molto elevata, hanno dei rischi operativi di breve periodo importanti. Quindi anche in questo caso, come nel caso precedente che abbiamo visto sulle imprese, siamo più o meno sugli stessi livelli. Esattamente, quindi diciamo il rischio di tenuta operativa purtroppo riguarda tutte le tipologie di imprese. Per quanto riguarda invece le strategie di risposta, abbiamo addirittura che le imprese ad alta sostenibilità sembrano aver perso, diciamo, slancio in misura maggiore rispetto alle altre, nel senso che quelle che prevedono una contrazione sono un terzo del totale ad alta sostenibilità rispetto al 28,5% di quella a bassa sostenibilità. Questo in qualche modo è da riconnettere al grado di esposizione che le imprese che si erano orientate alla sostenibilità stanno vivendo. Si erano molto esposte in termini di investimenti, in termini probabilmente di capitale umano, e quindi a questo punto si trovano in una situazione di spiazzamento, difficoltà, rispetto alle condizioni di domanda che effettivamente potrebbero non supportare più questo sentiero di sviluppo sostenibile. Quindi questo è un elemento di preoccupazione. Dall'altro però vediamo che nel momento in cui l'impresa è capace di reagire, i comportamenti espansivi sono molto più frequenti tra le imprese ad alta sostenibilità. Quindi, riepilogando in maniera molto sintetica, i profili strategici sembrano molto importanti e rischiamo di perdere veramente un grande potenziale di crescita. Per quanto riguarda la sostenibilità, abbiamo una equalizzazione, diciamo, del rischio a breve di tenuta operativa che non discrimina tra livelli di sostenibilità. Abbiamo però qualche elemento, qualche chance in più di espansione per quanto riguarda le imprese più sostenibili. Però le percentuali, diciamo, in questo caso non sono molto diverse. Quindi questo testimonia il carattere veramente impattante e trasversale della crisi che stiamo vivendo. Grazie dottor Monducci, grazie veramente di queste elaborazioni che avete effettuato proprio per questo incontro, molto molto dettagliato e interessante. Poi i nostri lettori potranno vedere le slide sul sito, potranno seguirle e chiaramente i giornali saranno informati dal nostro collega Andrea D'Ortensio che sta seguendo questo incontro, questo dibattito. Lo ringrazio e lo saluto perché è sempre molto preciso ed efficace, sono sicuro che renderà il senso di questo incontro. Allora Giovannini, chiudiamo con un commento su queste slide. Da un certo punto di vista, io non so, magari traduco male questi numeri, però essere un'impresa sostenibile non ci mette al riparo dai rischi di una crisi così grave, così imprevista, così forte, ma ci dà probabilmente qualche chance in più, anzi parecchie chance in più per ripartire. È così, quindi essere un'impresa sostenibile fa bene all'impresa o no? Certamente fa bene all'impresa, faceva bene all'impresa prima e lo fa anche adesso, anche perché sarebbe interessante tornare un attimo sulla slide 8, se la regia può nel frattempo tornare, perché almeno le imprese in questo modo hanno una direzione di marcia, mentre in quella slide si vedeva che soprattutto quelle meno dinamiche non sembrano, ecco, vedete proprio in fondo a destra, sì, in termini di strategie di risposta. Sono poche le imprese dinamiche e sostenibili che non hanno una strategia. Parlando con alcuni grandi fondi di investimento, loro dicevano che anche nelle settimane del lockdown è evidente che le preferenze dei risparmiatori vanno ancora di più verso imprese sostenibili. E questa è un'opportunità, visto che il mercato privato tira poi gli investimenti. L'ultima considerazione da fare è che il piano europeo va tutto in questa direzione e dunque se un'impresa è attiva o pensa di entrare in quei settori che verranno maggiormente impattati positivamente dai fondi europei, dovrà andare verso
delle scelte sostenibili in termini di evitare l'uso di combustibili fossili, ma anche di nuovi prodotti che vanno proprio a incontrare la preferenza sia dei consumatori che dell'Europa. Ricordo ancora che l'Europa sta definendo una nuova tassonomia per le attività più sostenibili e meno sostenibili che guideranno le scelte della finanza internazionale nei prossimi anni. Quindi, nel momento in cui un'impresa deve ripensare il proprio futuro e lo vuole fare non per i prossimi 6 mesi, ma per i prossimi anni, quello diventa in qualche modo una scelta obbligata. Allora, grazie davvero Enrico Giovannini, ma grazie al ministro Misiani che è intervenuto prima e che abbiamo ascoltato, grazie a Roberto Monducci, all'Istat, al prezioso lavoro che fate per informare i decisori, le istituzioni, ma anche l'opinione pubblica per capire in che paese viviamo. Grazie ad ASVIS perché facciamo insieme, oltre al lavoro che fa ASVIS, ma siamo molto contenti di questa partnership che abbiamo costruito sul canale 2030 e che ci porterà nei prossimi mesi a fare nuove iniziative insieme, nuovi forum, mi sembra che siano molto interessanti, lo vedo anche dai commenti dei nostri ascoltatori, certamente sono argomenti non semplici ma sono veramente fondamentali per il nostro futuro. A questo punto vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e ci vediamo al prossimo appuntamento con Ansa Forum. Arrivederci a tutti.